Ciao a tutti, Nokia Lumia 610, preso ieri a 199 euro. Caratteristiche tecniche, processore da 800 MHz con 256 MB di RAM, display 3,7 pollici, posteriormente cam da 5 megapixel con flash LED e autofocus. Andiamo a sbloccare il telefono. Allora, normale menu di Windows Phone. Quindi con le varie app che possono essere spostate, inserite, tolte completamente a piacimento. Abbiamo la normale suite di Nokia, preinstallata anche sugli altri Lumia, quindi abbiamo Nokia Drive, l'applicazione diciamo, che fa la GPS da navigatore molto, molto utile e che funziona anche senza la connessione internet. Basta scaricare appunto le varie mappe dal sito di Nokia. Abbiamo quindi la suite Nokia Drive, Nokia Mappe e Nokia Musica. Oltre a questo, già preinstallato la suite Microsoft Office con Excel, Word e PowerPoint. Oltre a questo, varie applicazioni che ho scaricato io, WhatsApp, una per YouTube, una Torch, MyMovies per il cinema. Vi faccio vedere la parte messaggistica perché la parte delle chiamate non ho ancora inserito la micro SIM. Ricordo che come per iPhone e come per gli altri Lumia bisogna per forza di cose usare una micro SIM e non una SIM normale. Parte messaggistica, normale tastiera, ruotiamo il telefono, ruota anche la tastiera. Molto utile in questo senso l'inserimento vocale che vi faccio vedere come funziona. Ciao Marco, come stai? Adesso lo riconosce ed eccolo qua. Funziona molto bene. Faccio vedere la parte della Facebook, applicazione scaricata dal marketplace, molto, molto bello da usare, fluido. Io provengo da un X10 mini col quale sto anche girando il video, quindi diciamo. Vista la differenza di schermo, è un'esperienza di navigazione completamente diversa, molto meglio chiaramente su questo Lumia. Lasciamolo caricare, siamo sotto connessione Wi-Fi. Le notizie più recenti, le notifiche, le foto degli amici e il normale profilo con le pagine, i gruppi, eccetera, eccetera. Torniamo indietro e faccio vedere Internet Explorer al volo. Apro un sito, apro Repubblica che avevo già aperto prima. Ok, lasciamolo caricare. Lo notiamo. Ok, ho fatto il contrario. Presente il pinch to zoom, funziona molto bene e senza appuntamenti. Va bene, torniamo indietro. Ti faccio vedere la parte di Xbox Live. Io ho già collegato il mio account dell'Xbox 360 con il telefono. Quindi ecco qua il mio profilo, il mio avatar, ecco che saluta. Tocca possiamo gestire e vedere tutto ciò che riguarda il nostro profilo, quindi gli obiettivi dei vari giochi, possiamo anche modificare l'avatar, sono le varie richieste degli amici, ci sono i vari giochi che è possibile scaricare. E la raccolta dei miei giochi. Io ne ho scaricato qualcuno al volo, vi faccio vedere giusto solitario. Ne ho anche scaricato uno di moto. Ok. New game, yes. Come vedete anche grazie allo schermo appunto è un piacere anche giocarci. Va bene, andiamo indietro, faccio vedere il marketplace dal quale è possibile scaricare tutte le varie app, ci sono quelle di Nokia, giochi, musica, faccio vedere qualche app, le varie categorie. Tutto questo comunque diciamo è nel classico stile di Lumia e di Windows Phone, quindi diciamo che non ci sono particolari novità rispetto agli altri Lumia, o
o agli altri Windows Phone, qua troviamo le applicazioni gratis, sono le varie novità, le app in rilievo, categorie, eccetera, eccetera. Ok, faccio vedere la parte multimediale. Ripeto, la cam è una 5 megapixel con flashlight autofocus. Io ho fatto giusto qualche foto 10 minuti fa per farvi vedere, diciamo, come vengono fatte. Eccolo qua. Aspettiamo che il telefono ruoti. Ok, vedete anche lo scorrimento molto veloce. Faccio vedere anche un video che ho fatto prima. Come vedete, fluido, veloce, nessun appuntamento, qualità VGA 30 fps. Chiaramente possiamo condividere i vari file da computer a cellulare tramite Zoom, io l'ho fatto, quindi cavetto, vi ho scaricato un po' di meme che sono sempre divertenti e strappano sempre qualche sorriso. Allora, faccio vedere, vabbè, la suite di Office, quindi Excel, Word, PowerPoint, normale documento di testo di Excel. Per il resto, il menu che mi ero dimenticato di mostrarvi, classico menu normale. In fondo troviamo le ultime app che ho scaricato, traduttore, trovo farmacia, Wikipedia, ma quelle le aggiungi a piacimento. Nokia Mappe, Musica Drive. La normale suite di Nokia. Allora, faccio delle impostazioni, faccio vedere le info sul sistema. Le info sul sistema che sono. Allora, abbiamo, mi ero dimenticato di dire, una memoria totale di circa 8 giga, qua sotto memoria 256 mega di RAM. Perfetto. Possiamo chiaramente cambiare anche il tema, il colore. Io ci ho preimpostato bel Nokia blu normale, poi mettere arancione, vari colori. Comunque, queste sono cose secondarie. Eccole qua. Allora, per il resto abbiamo, beh, Hotmail, quindi collegamento anche con MSN, eccetera, eccetera. Chiaramente possibilità di scaricare Twitter, LinkedIn, eccetera, eccetera. Che dire, per il resto è un telefono che funziona molto bene, è molto veloce, non ha impuntamenti di sorta in nessuna applicazione o in nessun frangente, almeno io ancora non ne ho trovati, comunque l'ho messo abbastanza sotto torchio tra ieri e oggi. La batteria dura abbastanza, più o meno diciamo ha fatto una giornata completa e ancora avevo della carica. Il prezzo 199 euro, ripeto, mi sento di consigliarlo in quanto appunto diciamo costa, diciamo, è abbastanza abbordabile come prezzo e per quello che offre, diciamo, offre molte funzionalità e non dà nessun tipo di problema. Per il resto, se avete qualche domanda, se non vi è chiaro qualcosa, scrivete o commentate sotto il video, io vi risponderò nella maniera più completa possibile. Detto questo, ciao a tutti, grazie per la visione.